Passiamo subito la parola al segretario generale del CONAFO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, Antonio Brizzi. Grazie a tutti, grazie a Donato, presidente della Consulta, che ha parlato anche per noi, per tutti quanti. Voglio dire ai miei che il CONAFO ha invitato politici di tutte le linee, non vorrei che fossero fischiati nessuno, perché i vigili del fuoco, come tutte le forze di polizia, serviamo a tutti. E mi giro perché tutti voi, se manchiamo noi, voglio vedere dove andate. Alzate le bandiere! Scusate, parlo girato e rivolgo la spalla a voi, non è vero. Voglio parlare con loro che sono dentro il palazzo. Noi tutte le mattine che ci alziamo sappiamo se torniamo a casa? No! Voi sicuramente al 99% siete sicuri che tornate a casa. Noi siamo qui oggi senza divisa, ma io voglio fare un applauso a tutti coloro che sono a lavorare per pararvi il culo. Un applauso ai colleghi, che lavorano oggi. Siamo qui per chiedere i nostri diritti. I nostri diritti sono solo avere l'aumento di personale, perché rischiamo, perché ci manca il personale, i mezzi, tutto questo, uno stipendio dignitoso, non parato da 11 euro di aumento. E per noi vigili del fuoco, che siamo già penalizzati dal 1981 sulla legge 121 di centinaia di migliaia di euro, basta! Basta a tutti i politici! Perché se un giorno si ribellano le forze dell'ordine e io mi vanto di essere un vigile del fuoco, di far parte delle forze di polizia, perché l'Italia e i vigili del fuoco sono diversi da tutto il resto d'Europa, sono una forza di polizia. Siamo stati chiari? Quindi ai vigili del fuoco ormai è inevitabile l'equiparazione economica e normativa agli altri colleghi che sono sul palco. Alla fine del mese, alla fine della pensione, cioè alla fine del servizio, ci sono centinaia di migliaia di euro in meno. Ora basta! Basta! I pompieri sono gonfi! Al terremoto ci andiamo noi, all'alluvione ci andiamo noi. Bruciava e nel contempo c'era il terremoto e nel contempo è venuta l'alluvione. Avete fatto la legge della forestale, non ho capito perché è stata smantellata. Ma la foresta e dove i carabinieri? Secondo me devono andare in un corpo civile, ma al momento che lo mandano i carabinieri, 3.000 uomini da forestale li dai carabinieri, quelli erano stati all'antincendio boschivo. Ai vigili del fuoco gli mancava già 3.500 persone e poi qualcuno scrive che i pompieri non sono a spegnere incendi boschivi. Ma io ho 33 anni di vigile del fuoco, sapete quanti incendi boschivi? Dateci il 30% della forestale di ritornare ai vigili del fuoco, punto e basta. Dateci il personale, dateci i soldi, alzate le bandiere. Viva le forze di polizia, viva i vigili del fuoco, viva il Consiglio.